Siamo in compagnia con Ivan, Ivan Tresoldi, oggi sei a Pomezia. Puoi parlarci intanto del lavoro e degli interventi che stai portando avanti qui in città? Allora, intanto grazie a questa comunità, sia politica che umana, che mi ha accolto e con cui sto lavorando. Oggi siamo presso la Scuola Orazio, stiamo conducendo un laboratorio di arte partecipata che coinvolge i ragazzi, perché poi questi muri sono i loro, sono i vostri di cittadini e chi di questa comunità quindi la vive. Quindi forse il vero lavoro è di vivere questa esperienza insieme, e sempre all'Orazio abbiamo realizzato questa scrittura di questo campo, che era in verità un luogo di per sé un po' marginale, che invece adesso trattiene quasi un tracciato archeologico, però di un'archeologia che è quella del futuro. Quindi con queste parole che vanno a delimitare questa pianta che richiama un po' la Domus Etrusca e la Domus Latina, chiaramente la casa etrusca e la Domus Latina. Abbiamo una scrittura sempre con le parole le scelte, grazie alla chiamata alle arti dai ragazzi, quindi da chi questa scuola la vive, sulla cancellata. Sono parole che riguardano la scuola, il futuro, una scuola libera, una scuola aperta, una scuola di passioni. E alla scuola Marrone invece andremo poi a decorare un costone della scuola con ancora un altro corpo di parole che è stato raccolto collettivamente, e insomma speriamo di lasciare un segno, di disegnare, segnare e farci insegnare tanto da questo luogo che ha cose magnifiche, tra l'altro. Non è la prima volta che ti trovi a confrontare, a parlare con dei ragazzi, in questo caso giovani ragazzi di Pomezia. Qual è il messaggio che vuoi trasmettere soprattutto a loro attraverso le tue opere, le tue iniziative, il tuo lavoro? Allora, un po' mi piace che il messaggio sia trasmesso a me, quindi chiaramente l'entusiasmo, la passione, lo sguardo verso il futuro e questo appartenere ai tempi d'oggi di questi ragazzi sono sicuramente uno stimolo fondamentale per chi produce arte e creatività, ma credo per chiunque. E altrettanto non ho messaggi particolari, io forse porto qua più degli strumenti, e sono strumenti che poi uno utilizza a suo modo. Quando alla Marrone negli scorsi giorni ho proposto alcune repliche di questa sorta di monologo, questa chiacchierata che ho fatto con diverse classi di quella scuola, in verità ho spiegato a tutti come le cose che stavo dicendo erano solo delle piccole scintille e che la legna da ardere e la paglia da metterci sta un pochino a ognuno di loro, quindi ognuno di noi. Sicuramente che la poesia è un'arma di costruzione di massa, ed è un momento in cui la distruzione di massa è sicuramente preponderante, la poesia è libera, si può accedere da tutti per tutti, e quindi forse questo è un po' il messaggio di fondo. Poesia, sei stato definito, ti sei definito poeta di strada. E questa è la definizione che meglio racchiude il tuo lavoro, le tue opere che realizzi nelle città. E se puoi spiegarci meglio, un po' l'hai accennato, questo concetto. Allora, poesia di strada è una cosa che mi ha definito, nel senso che io ho scritto soprattutto l'assalto poetico, e poi la poesia di strada è stata da parte mia un'organizzazione di pratiche che ho iniziato poi a condividere e diffondere via via con tanti altri autori. La poesia in strada c'è sempre stata, sicuramente, come erroneamente qualcuno dice, non ho inventato io lo scrivere le poesie per strada, anzi forse le forme più antiche di scrittura proprio che ci fanno società sono proprio le scritture in strada, le ode in strada, eccetera, i graffiti rupestri per dire. E, la poesia di strada oggi è molto ben finalmente raccontata e criticata da un libro edito da Agenzia X, scritto da Mr. Caos, che è un poeta di strada stesso, e Francesco Terzago, che hanno tracciato una linea di circa 20 anni, quindi dai primi anni del 2000 ad oggi, rispetto al dispiegarsi di questo movimento, che ha visto me come caposcuola, ma soprattutto per una questione anagrafica, e poi perché chiaramente, avendo iniziato a Milano in un periodo con la prima generazione di artisti pubblici in cui le cose erano particolarmente vive e spingevano, è stato facile nella mia città guadagnarsi spazio e attenzione. Però oggi è una realtà ampissima, riguarda decine e decine di autori sul territorio italiano, è diventata una pratica accessibile, quindi invece riguarda centinaia di persone che poi in autonomia, magari per un mese, una settimana, un anno, decidono di fare i poeti in strada. La poesia di strada è sostanzialmente rendersi pubblico nell'accezione di pubblicarsi. Quindi cercare di massimizzare, non per forza fare un libro, e quindi andare a incontrare un pubblico che magari verso la poesia non va più. E poi è la scrittura appunto delle strade in diverse forme, poi io la faccio in maniera molto complessa e controdeclinata, però qua annoiamo tutti, diventa una tragedia. Come scegli il luogo dove puoi realizzare la tua opera? Cos'è che
la scintilla che ti fa dire sì, faccio questa cosa e la faccio lì piuttosto che da un'altra parte? Allora, c'è una scrittura legittima ma illegale delle strade che io faccio, e in quel caso l'assalto poetico e la poesia di strada tende a essere in posti di massima visibilità. Legittima ma illegale cosa significa? Io scrivo anche al di fuori talvolta della norma e della legge, assumendomene le piene responsabilità, vado col mio nome molto spesso di giorno, però dialogando, e quindi va a finire che poi concordo dal basso in quel momento con chi quei palazzi li abita o con la comunità intorno se quell'intervento si può fare. Lì tendenzialmente tendo a prediligere luoghi di grande visibilità. E nel caso invece di progettazioni legate all'arte contemporanea, legate al il tema che vado a scegliere, in verità me lo faccio indicare. Io sono venuto a Pomezia 5-6 volte prima, è un territorio, quello romano, che comunque ho partecipato tante volte, ho cercato di ascoltare per farmi indicare, insegnare, fare un segno dentro. Quando ho visto la scuola Marone, sicuramente il campetto mi ha subito riproposto, perché qua c'è il Museo Lavinio, che è un esempio unico al mondo di qualità per le sue archeologie e le sue storie raccontate, e ho visto dei posti chiaramente di per sé spogli, e quindi è insieme che li andiamo a vestire. La progettazione appunto in termini di arte contemporanea tende a essere qualcosa di molto più ragionato ma anche più freddo, chiaramente. La scrittura più estemporanea delle strade tende a essere qualcosa di molto caldo ma talvolta anche di molto poco ragionato. Ultima domanda, il sogno nel cassetto di Ivan? Ah, io c'ho già tutto l'armadio. Rock and roll.